Grande Fratello 15, ecco chi ha vomitato e lasciato il bagno sporco. Alcune ore fa si sono vissuti dei momenti di tensione all'interno della casa del Grande Fratello 15. Dopo una serie di accuse sul cosiddetto vomito gate, finalmente è arrivata la verità su questa vicenda. La star dei reality, Aida Nazar, messa con le spalle al muro dal coinquilino Alberto Mazzetti, ha svelato al resto del gruppo di essere stata poco bene durante la notte e di aver sporcato il lavandino di vomito. Cosa accadrà dopo la sua confessione? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari di questa storia e la reazione degli altri inquilini. Aida Nazar confessa al resto del gruppo di essere stata lei a vomitare nel bagno. Ieri sera, prima di cenare, l'esuberante Aida ha chiamato a sé tutti i suoi compagni d'avventura svelando di aver trascorso una brutta notte perché si è sentita male. Forse qualcosa le ha provocato un'indigestione che l'ha costretta a vomitare diverse volte. A quanto pare, la spagnola si è dimenticata di pulire il lavabo e il mattino seguente alcuni hanno trovato una brutta sorpresa nel bagno. Durante il dialogo, però, la Nazar ha affermato di non sentirsi assolutamente in colpa per quello che ha fatto. Secondo il suo parere, infatti, due inquilini che l'avrebbero vista stare poco bene, avrebbero dovuto aiutarla a riprendersi dal malore. Ovviamente la presa di posizione di Aida ha fatto scattare una serie di polemiche tra i concorrenti del GF15 e, addirittura, si è sfiorata la rissa. La serata di ieri è stata caratterizzata da un vero e proprio processo nei confronti dell'ultima arrivata. La reazione degli inquilini alla presa di posizione della Nazar. Un inquilino in particolare ha letteralmente perso la calma. Si tratta di Matteo, uno dei ragazzi che fino ad ora si è mostrato molto educato e rispettoso con tutti. Il calciatore viareggino, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, insieme ad Angelo Sanzio si è rimboccato le maniche e ha pulito il lavabo. I due, inoltre, hanno ripreso Aida perché non ha detto la verità subito provocando una serie di polemiche all'interno della casa più spiata d'Italia. Anche Luigi, il fidanzato della Moric, e Veronica Satti si sono scagliati contro la ragazza iberica. Per quest'ultima si prospetta una settimana abbastanza dura e con molta probabilità nella terza puntata andrà in nomination. Per scoprire altre informazioni su questa vicenda, consigliamo a tutti i lettori di continuare a seguire il canale Grande Fratello.